Buonasera, benvenuti. Siamo nella casa comunale per questa diretta Facebook con la quale cercherò di dare qualche chiarimento e qualche informazione in più per quanto riguarda le modalità di accesso e la fruizione della spiaggia libera delle Mortelle, dove sarà possibile prenotare da lunedì 22 giugno e la balneazione e l'utilizzo della spiaggia potranno cominciare il 23 giugno. Una precisazione, le norme anti-Covid non le fa il sindaco, le fa il governo Conte, governo sostenuto da diverse forze politiche, tra cui il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Sinistra e Libertà, e in particolare le norme anti-Covid che riguardano il cosiddetto, sia la parte cosiddetto lockdown, cioè quando si è deciso di chiudere, e sia soprattutto la fase 2, quando si è deciso di riaprire. I protocolli sanitari, le modalità di utilizzo e di accesso degli spazi pubblici, tra virgolette, diciamo, di fruizione, pubblici esercizi, ristoranti, bar, pizzerie, spiagge, stadi di calcio, locali sportivi, tutte queste cose vengono decise da organismi tecnici che fanno capo al Ministro della Salute. Ministro Roberto Speranza, che è un esponente di Sinistra e Libertà, quindi faccio queste precisazioni perché dopo tutti quanti potranno capire e sapere esattamente il per chi e il per come si fanno delle speculazioni politiche, ignorando che le decisioni in ordine alle norme anti-assembramento, alle norme sul distanziamento sanitario, non sono decisioni che assumono i sindaci. I sindaci sono chiamati ad assumere invece decisioni e provvedimenti rispetto all'attuazione di queste norme. Quindi si è scaricata la responsabilità sui sindaci e quindi si è deciso che le spiagge dovessero essere utilizzate in un distanziamento sanitario e per evitare degli assembramenti in degli spazi di almeno 10 metri quadri per garantire un certo distanziamento sanitario, per garantire condizioni di sicurezza e evitare tra l'altro assembramenti, e sulla base di questo si è deciso che fossero i sindaci a doversi occupare della regolamentazione dell'accesso a queste spiagge. Le spiagge libere sono beni demaniali, quindi sono beni comuni di libera fruizione. La responsabilità però di questo utilizzo di questi beni comuni è in capo ai sindaci. Quindi non è uno sfizio, né diciamo un colpo di testa o un colpo di sole o un'ubriacatura da parte del sindaco che decide le modalità di accesso su una spiaggia, ma è il rispetto di alcune norme, in particolare in questo momento gli obiettivi prevalenti sono quelli della sicurezza sanitaria dei cittadini che fruiscono di questi beni comuni. E quindi, per una serie di ragioni di carattere proprio spaziale, siccome le spiagge non è che sono illimitate a portici, ma sono spiagge abbastanza contenute nelle dimensioni, in particolare ci riferiamo alla spiaggia delle Mortelle, quella spiaggia dovrà essere utilizzata fino al 30 luglio con modalità di accesso attraverso la prenotazione. Come si prenota? Si può prenotare in due modi: o si viene al comune tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 fino alle ore 12, e si trova un ufficio di ambiente al piano zero del comune di Portici a via Campitelli, è servito non solo da un parcheggio gratuito, ma è servito anche da tre circolari, di cui una mi pare quella azzurra, ti porta fino alla fermata di via Campitelli, quindi tutti possono venire anche con l'utilizzo di mezzi, tra virgolette, di trasporto pubblico locale, oppure con auto private, oppure attraverso una modalità che è quella di un messaggio su WhatsApp. Una volta compilato un modello che si può scaricare dal sito istituzionale del comune www.comune.portici.na.it e sull'ordinanza di utilizzo della spiaggia delle Mortelle c'è un modello che si può compilare. Una volta compilato e sottoscritto quel modello si fa una foto col telefonino, si invia il modello compilato per foto unitamente alla foto del documento di identità a un numero di telefono che è indicato e sul sito e sulle pagine Facebook, ma tra l'altro è scritto anche nell'ordinanza, dopo lo ricorderemo pure. E mandando questo messaggio, fondamentalmente arriva ai dipendenti comunali dell'ufficio risorse umane e dell'ufficio ambiente, i quali hanno una mappatura con il numero degli stalli,
ci sono 78 spazi delimitati da 10 metri quadri che possono essere utilizzati da massimo 4 persone e 24 stalli, spazi delimitati da 2 persone più bambino, diciamo inferiore agli anni 6, insomma per massimo 3 persone. Quindi abbiamo un totale di circa 350 persone che complessivamente possono andare sulla spiaggia prenotando il giorno prima per il giorno dopo. Cioè, se io voglio andare in spiaggia martedì, lunedì dalle 9 alle 12, posso prenotare l'utilizzo della spiaggia e devo stare all'interno di uno spazio contrassegnato da un numero che sarà corrispondente alla prenotazione che ho fatto e non mi posso spostare da quello spazio rispetto a un altro spazio se non per andare a mare o per utilizzare, diciamo, i servizi comuni. I servizi comuni sono le docce che sono gratuite, i servizi igienici che sono sulla spiaggia. Si può accedere con l'auto nella zona della spiaggia delle Mortelle pagando un pedaggio di accesso che dalle 7 di mattina fino alle 14 costa un euro, cioè quindi più simbolico di questo secondo me non c'è. Sulla spiaggia non è possibile cucinare, quindi non si può portare fornellini per cucinare paste oppure accendere fuochi o fare una bracciata di carne, queste cose sono vietate perché sono pericolose, oltre a essere, diciamo, abbastanza sconsigliabili visto il periodo che corriamo dal punto di vista sanitario. Ma tutte le altre attività all'interno della spiaggia possono essere svolte, cioè si può andare a mare, non si può sostare sulla battigia, ma si può utilizzare la battigia nei 5 metri, diciamo, così come prevede il codice della navigazione, e tutto l'accesso su questa spiaggia sarà quindi regolamentato con un'ordinanza sindacale che troverete sul sito, ma insomma con le poche semplici cose che ho spiegato. Ovviamente ogni prenotazione corrisponderà a un numero di prenotazione con un numero di spazio delimitato. Ognuno di noi è responsabile nello spazio delimitato di mantenere un certo decoro, una certa pulizia, quindi quando ce ne andiamo dalla spiaggia dovremmo pulire e togliere tutti i rifiuti evitando di abbandonarli sulla spiaggia, altrimenti saremo passibili di una contravvenzione per diciamo danno ambientale che credo sia tra i 25 e i 500 euro, mediamente dovrebbe essere intorno ai 100 euro, ai 50-100 euro, quindi evitiamo di lasciare sporca la spiaggia proprio per dare un segno di civiltà e anche per rispettare le persone che dovranno venire dopo di noi. Durante l'arco della giornata può capitare che gli stalli si liberano prima, cioè una persona abbandona prima dell'orario delle 19. In quel caso, se c'è una coda, diciamo, di persone che non sono riuscite a prenotare, ma che insomma in qualche modo si sono intrattenuti nella zona, gli addetti li faranno accedere in modo che potremo ampliare l'utilizzo sulla base, diciamo, anche di un certo rapporto elastico. È importante capire però che la mattina, diciamo, tutti quelli che non sono prenotati è inutile che si portino alla spiaggia perché non possono andare. Guardate, questa è una norma semplice perché è almeno fino a quando il governo non deciderà che non sono vietati gli assembramenti, non è possibile fare una cosa diversa da questa. E vi spiego perché. Immaginate che si rechino due persone stiano occupando lo stesso spazio, quindi in qualche modo creano un assembramento. Perché utilizzano uno spazio inferiore al limite consentito dalla legge, quindi al distanziamento sanitario consentito per legge. Se non c'è un meccanismo di accesso e di prenotazione che in qualche modo è regolamentato, come facciamo a stabilire chi dei due se ne deve andare una volta che si è determinato un assembramento? E così via, moltiplicando, allargando, diciamo, rispetto alle due persone che ho fatto ad esempio, immaginando che ce ne sono 20, 30, 40, 50, fino ad arrivare a 1000 persone che possono contemporaneamente andare in una spiaggia, a quel punto diventa un caos e quindi non sarà impossibile evitare gli assembramenti. Ripeto, lo ripeto ad uso e consumo di quegli ignoranti idioti che cercano di speculare politicamente su queste vicende. Non sono io quello che decide le norme anti-assembramento e anti-Covid, non sono io quello che scrive i DPCM, non sono io quello che scrive le ordinanze da parte delle regioni che sono conseguenti ai DPCM. Io sono solamente il sindaco che deve attuare, ha la responsabilità di attuare queste norme, altrimenti diventa responsabile di fronte alla legge per gli eventuali problemi e tutte, diciamo, le mancate tutele della salute che si possono verificare da una scarsa o scorretta applicazione della norma. Quindi questo va chiarito, perché altrimenti io capisco, diciamo, il rammarico dei cittadini onesti, di quelli per bene che insomma vorrebbero fruire
liberamente nelle spiagge. Purtroppo fino a un certo periodo di questa stagione non sarà possibile. Non appena sarà possibile sarò il primo a togliere tutto questo ambaradan di norme e di modalità regolamentari che a noi ci possono un accidente in termini di organizzazione, di servizi, di costi del personale, di tutta una serie di questioni, oltre alle rotture di scatole, diciamo, che quotidianamente bisogna fronteggiare per poter svolgere, diciamo, un servizio a favore della collettività. Quindi con grande serenità io capisco che i cittadini, primo sono io che vorrei andare liberamente sulla spiaggia, purtroppo per poter andare in questo periodo sulla spiaggia, per le norme che ci ha dato il governo, il ministro Speranza, il presidente del Consiglio Conte, i ministri che fondamentalmente approvano i provvedimenti, anche del mio partito, perché insomma anche il mio partito governa in questa coalizione, e hanno deciso di utilizzare e di adottare queste norme. E io sono costretto a rispettare queste norme perché nel ruolo istituzionale, diciamo, il mio compito è quello di attuare queste norme e ne sono responsabile laddove non dovesse attuare. I controlli in ordine a queste norme invece non sono in capo ai sindaci. Questa è un'altra storia che va smitizzata e che va in qualche modo compresa bene. Gli assembramenti, il mancato distanziamento tra le persone sono compiti in capo alle forze dell'ordine. Questi controlli le fanno le forze di polizia. Il sindaco non comanda le forze di polizia. La polizia di Stato dipende da questura, i carabinieri dipendono dal capitano, conseguentemente anche dal generale che è il comandante provinciale, la guardia di finanza tale quale, c'è un responsabile sul territorio, poi c'è un generale che comanda tutte le caserme della provincia di Napoli e insieme vengono coordinate dal prefetto. Quindi chi pensa che il sindaco coordini le forze dell'ordine pensa male, ignora le norme, ignora le leggi e quindi cerca solamente di scaricare sempre sui sindaci responsabilità che non sono dei sindaci. Ovviamente noi concorriamo con le forze dell'ordine attraverso le polizie municipali a svolgere una serie di attività di sicurezza urbana, ma ovviamente noi possiamo decidere per la polizia municipale, che ha compiti diversi da quelli delle forze dell'ordine, anche se in questo periodo sono state aggregate sull'ordine pubblico insieme alle forze dell'ordine nel periodo più caldo della fase pandemica, quando c'era praticamente il lockdown, quindi fondamentalmente i controlli erano molto più invasivi e molto più stringenti. Sembrerebbe che dal 22 non ci sia più l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, della cosiddetta mascherina. Io continuerò a consigliare, diciamo, sarà facoltativo, credo che sarà obbligatorio in alcuni spazi, probabilmente gli spazi chiusi, in alcuni locali, poi leggeremo bene che cosa dice l'ordinanza del Presidente De Luca. Io fondamentalmente continuerò a dire alla persona che è utile disporre un dispositivo di protezione individuale. Già guardate il nome, dispositivo di protezione individuale, significa fondamentalmente qualche cosa che ci protegge. Quindi, siccome il rischio dei contagi è molto basso, ma c'è ancora, io consiglio, e tra l'altro continuo a praticare in diverse parti della mia giornata, l'utilizzo della mascherina, che tra l'altro sta diventando pure, diciamo, una cosa abbastanza abitudinaria. Quindi io suggerirei e consiglierò ancora ai cittadini di indossare anche facoltativamente una mascherina, che comunque ha una funzione di dispositivo di protezione individuale. Allora, mi pare di aver chiarito, spero di aver chiarito bene tutti gli aspetti connessi alla modalità di accesso per l'utilizzo della spiaggia delle Mortelle. Si prenota il giorno prima per il giorno dopo, si può cominciare a prenotare da lunedì, si può compilare il modello facendoci poi una foto e spedendo per messaggistica WhatsApp questa foto insieme alla carta d'identità. Durante l'arco, alla fine delle ore 12, dopo le ore 12 ci sarà una risposta diciamo, se riescono durante l'attività d'ufficio, verrà data una risposta a ogni utente. La risposta sarà come conferma della avvenuta prenotazione e basterà esibire il telefonino agli addetti il giorno successivo sulla spiaggia per poter accedere e poter avere il numero di stallo, di spazio delimitato dove poter trascorrere una giornata sulla spiaggia, una giornata di mare. L'utilizzo della spiaggia è dalle ore 8 alle ore 19. Dopo le ore 19 non è più consentito disporre di balneazione, tra l'altro la spiaggia verrà interdetta, interclusa all'accesso. Sono norme che vengono stabilite di concerto con le capitanerie di porto,
anche per motivi di sicurezza. Quindi anche queste decisioni sono decisioni che sono state prese insieme agli organi che sono deputati poi a tutta una serie di competenze in materia di mare. Vorrei anche precisare che ovviamente noi partiamo il giorno 23, se ci rendiamo conto che dobbiamo migliorare degli aspetti o modificare degli aspetti, magari fare due turni, se ci rendiamo conto che possono essere più utili due turni per ampliare la possibilità di accesso da parte dei cittadini, lo faremo, perché non è che siamo persone ottuse che si innamorano della loro idea. Se ci rendiamo conto che, tra l'altro, le ordinanze del sindaco possono essere modificate in qualsiasi momento, quindi se ci rendiamo conto che abbiamo un'esigenza e c'è l'esigenza da parte dei cittadini, o si manifesta un'esigenza, diciamo, secondo i comportamenti dei cittadini, di modificare quell'ordinanza, sicuramente faremo le modifiche necessarie per venire incontro quanto più è possibile alle esigenze dei nostri cittadini. Una cosa va chiarita: l'accesso, la prenotazione è garantita a tutti i cittadini, non solamente ai cittadini residenti a Portici. Tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità e cittadinanza sia, sono ben accetti, sono ben voluti, sono inclusi nel nostro tessuto sociale. Non so chi ha messo in giro una cosa diversa, perché mi ha fermato qualche persona per strada o mi ha scritto qualcuno chiedendomi o quasi rimproverandomi che ci fosse stata un'idea da parte di alcuni di vietare l'accesso ai cittadini non residenti a Portici. È una sciocchezza, è una balla colossale, non si è mai pensato a una cosa del genere, tra l'altro non rientra proprio nelle nostre corde vocali pensare a una cosa del genere. È vero che abbiamo un accesso limitato, ma è vero pure che, essendo le spiagge libere dei beni demaniali, non possiamo immaginare di riservare questi spazi ai cittadini residenti nella città dove c'è la spiaggia, sebbene tutti i costi vengono sopportati dal comune di Portici, il quale dovrebbe campare delle tasse che pagano i cittadini, soprattutto quelli che hanno proprietà e che sono residenti a Portici. Quindi, in linea di principio, diciamo, una serie di servizi destinati ai cittadini porticesi ci starebbe, ma rispetto alla vicenda, discriminare rispetto all'uso della spiaggia non mi è sembrato giusto, quindi non ho adottato questo tipo di soluzione. Io spero che i cittadini tutti, sia quelli residenti a Portici sia quelli non residenti a Portici, si comportino bene, perché se ci rendiamo conto che la spiaggia diventa ingestibile, la chiudiamo senza esitare, perché io non ho bisogno di fare propaganda politica su queste cose, diciamo, speculative di carattere demagogico. Io mi assumo le responsabilità delle scelte che faccio e soprattutto le assumo guardando in faccia ogni cittadino ogni volta che decido qualcosa, anche quando sono decisioni che non necessariamente sono popolari tra i cittadini. Quando abbiamo dovuto chiudere l'accesso a queste spiagge, l'abbiamo fatto nella consapevolezza che è una misura a tutela dei cittadini, e quindi una misura dolorosa, ma una misura a tutela dei cittadini. Io spero che su questo tema sia stata fatta chiarezza anche attraverso questo video, e spero che tutti possano guardare con una certa serenità, e passerei poi all'altra fase, alla parte, diciamo, che riguarda i lavori del lungomare. In questi giorni mi dicono che c'è un certo fermento da parte di alcuni sedicenti interessi, da parte di, non si capisce bene quale forma articolata hanno questi comitati, perché nessuno li ha mai riconosciuti tali, né possono immaginare di diventare interlocutori delle istituzioni, soprattutto per le modalità con cui si relazionano con le istituzioni. Questo non è un tema, diciamo, che mi appassiona più di tanto, perché ognuno, diciamo, decide quello che vuole per come comportarsi nella propria vita da cittadino, quindi questo non è un problema che mi riguarda molto. Quello che mi riguarda invece è quando si diffamano le persone, quando invece oppure si minacciano, oppure si cerca praticamente di raccontare calunnie che si fanno circolare ad arte. E la cosa grave è quando i rappresentanti delle istituzioni, siano essi rappresentanti delle minoranze consiliari e delle cosiddette opposizioni, anziché svolgere una funzione istituzionale, si mettono a fianco di queste persone a raccontare balle, a chiedere cose impossibili e assolutamente impraticabili dal punto di vista della loro attuazione. Mi riferisco ai lavori del lungomare. I lavori del lungomare sono in corso. I lavori del lungomare, sui quali credo che vada speso qualche minuto di attenzione da parte vostra perché si possa fare chiarezza, anche perché vengono raccontate una marea di bugie e di balle su questi lavori del lungomare. Intanto spieghiamo bene che non è vero che questi lavori sono da 30 anni,
insomma, molta gente non ha capito bene quei lavori, come si sono articolati e come si dividono. Una parte sono stati i lavori cosiddetti idraulici, idraulico-fognari, cioè quelli praticamente della realizzazione di un collettore. Questo collettore fondamentalmente si è terminato nel 2009, anno nel quale è stato sottoscritto dal Presidente della Regione e il Sindaco di Portici una sorta di collaborazione tra le istituzioni per poter poi fare anche una riqualificazione ambientale e una valorizzazione urbanistica e naturalistica del vuoto e fondo del Comune di Portici. Quindi in quel periodo, il 2009, è cominciato, diciamo, tutta la parte che non era idraulica fognaria e che in qualche modo dovesse riguardare la riqualificazione del lungomare. Il progetto di riqualificazione del lungomare l'ha approvato la Giunta Cuomo nel 2011 ed è un progetto fatto dalla Regione, in particolare dal commissariato di governo, che in data 21 giugno 2010 trasmise questo progetto esecutivo, che fu poi approvato sulla base di una serie di pareri nel 2011. Successivamente, ovviamente, i progetti per essere messi a gara hanno bisogno di risorse. Queste risorse, diciamo, ci sono state una serie di vicissitudini di carattere finanziario da parte della Regione Campania, perché il 2010, il 2009 e il 2010 erano gli anni, qualcuno ha dimenticato, erano gli anni dell'emergenza rifiuti, che succhiò una serie di risorse. E anche sull'emergenza rifiuti devo dire che i cittadini di Portici e l'amministrazione comunale di Portici è stata campione mondiale di raccolta differenziata. Siamo stati l'unico, uno dei pochissimi comuni che non ha avuto mai rifiuti per strada. Quindi anche da questo punto di vista non ci possiamo rivolgere nessun rimprovero, se non farci complimenti per come gestimmo quell'emergenza rifiuti e per come cominciamo la raccolta differenziata, che prima di me come sindaco era ridotto a zero. Cioè la percentuale di raccolta differenziata del Comune di Portici, prima che arrivasse come sindaco, era una raccolta differenziata, devo dire, con cassonetti di prossimità molto molto approssimativa, insomma, niente di eccezionalmente grave, non è che chissà quale cose particolarmente gravi ci fosse, ma non era una raccolta differenziata come quella che facciamo adesso e come abbiamo cominciato a fare tra il 2009 e il 2010. Quindi pure su questo va fatta un'operazione verità. Nel 2011 viene approvato il progetto, successivamente io termino il mandato, io mi dimetto da sindaco il 2012, un anno prima del termine del mandato, per tutta una serie di ragioni che ho spiegato un milione di volte, ma non credo che in questo momento interessino. Mi candido alle primarie e divento poi parlamentare della Repubblica, senza togliere nulla a nessuno, perché praticamente si sono svolte elezioni democratiche nella città di Portici, le ha vinte un candidato a sindaco che si chiamava Nicola Marroni, sostenuto dai Verdi, da Rifondazione, dalla sinistra dei comunisti, dai dottor Iacomino, dai Verdi di Santo Martino, da una lista che si chiamava Go, composta dal signor Mazzone, dall'ex vice sindaco, il consigliere Pignalosa, tutta una serie di soggetti. E durante quella fase politica si scontrarono, ci fu un ballottaggio nel quale in maniera palese il Movimento 5 Stelle sposò e sostenne il sindaco Marrone e divenne un sostenitore occulto, diciamo, dopo quella vicenda. Questi sono fatti, non è che sono opinioni da parte di chi vi parla. E niente di grave, ognuno fa le scelte che vuole in politica. L'amministrazione Marrone nel 2013 decide di porre questo progetto del lungomare nell'accelerazione della spesa. L'accelerazione della spesa della Regione Campania è stato uno dei, diciamo, delle più grandi tragedie economiche e finanziarie che abbiamo vissuto, perché tutte quelle opere dell'accelerazione della spesa in tutta la Regione Campania non sono state mai completate. È stata una follia dal punto di vista, diciamo, finanziario, contabile e amministrativo. E successivamente a questa vicenda cominciano tutte le attività connesse alla gara. E nei giorni scorsi, insomma, mi hanno raccontato che ci siano state delle affermazioni da parte degli esponenti delle opposizioni, cercando di capire a che ora avevano fatto queste affermazioni. Ho capito, diciamo, che erano ore post pranzo, quindi presumo che ci sia stata, diciamo, un appesantimento di carattere alcolico da parte di alcuni, in particolare, come si suol dire, in vino verditas. In particolare un consigliere comunale, probabilmente appesantito dai fumi dell'alcol,
visto l'orario nel quale esternava queste sue dichiarazioni, mi imputava i ritardi connessi alle opere che venivano realizzate sul cantiere del Waterfront, del lungomare. Questo è il contratto col quale si svolgono i lavori del Waterfront. Si può vedere il numero del repertorio, che è scritto qua, e si può vedere la data, 29-12-2015. Il sindaco che governava la città di Portici il 29-12-2015 era il dottor Nicola Marrù. Il consigliere De Verdi, del quale non ricordo neanche bene il cognome, probabilmente preso, diciamo, da questa foga alcolica, non si è reso conto che la responsabilità politica di questo contratto era in capo anche a lui, che sosteneva quell'amministrazione. E se dice che quei lavori praticamente dovevano durare un anno, e allora avrebbero dovuto terminare il 29-12-2016, secondo il criterio di uno che sosteneva quella maggioranza. Siccome il consigliere De Verdi, unitamente a questi consiglieri dell'opposizione, purtroppo mostrano non solo, diciamo, una certa foga alcolica quando rappresentano notizie sballate, ma mostrano, diciamo, una notevole dose di ignoranza quando ignorano che un contratto come questo prevede dei giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dell'opera, che però, secondo il codice degli appalti, decorrono dal momento in cui è stata consegnata l'ultima area alla ditta. E siccome molte di queste aree di cantiere non sono state consegnate alla ditta per una serie di interferenze e di difficoltà, vogliamo raccontarle quali erano le interferenze e le difficoltà? E adesso le raccontiamo ai nostri cittadini, così facciamo capire chi sono questi consiglieri dell'opposizione, della minoranza, che responsabilità hanno, che cosa hanno combinato su questi lavori. Incominciamo dalla responsabilità politica. Questo contratto è stato fatto durante la loro gestione. Io non ho nulla da dire su questo contratto, perché è un contratto tipo. Se non fosse che il fatto che la prima ditta assegnataria prima di questo contratto era una ditta che non aveva i requisiti. Quindi hanno selezionato e ha vinto la gara una ditta che si chiamava Nuova Tirrenia, che non aveva i requisiti. Quindi loro stessi, dopo circa 3 mesi, 4 mesi, si sono resi conto di aver aggiudicato la gara a una ditta che non aveva quei requisiti. Questa ditta nel frattempo ha cominciato i lavori sul lungomare senza l'autorizzazione e senza le autorizzazioni, ha realizzato delle piattaforme di cemento per cominciare quei lavori senza autorizzazioni. Quelle piattaforme di cemento sono state sequestrate per reati ambientali. Quindi questi sono i fatti. Quindi raccontano bugie, menzogne, mostrano la loro incapacità, la loro inadeguatezza, la loro ignoranza, la loro malafede. Soprattutto la loro malafede. Poi vogliamo raccontare dopo. Viene cambiata questa ditta, viene estromessa questa ditta in quanto non teneva i requisiti, arriva una nuova ditta. Questa nuova ditta vengono l'amministrazione Marrone, sostenuta da Santo Martino, Giacomini, Mazzone, Pignalosa e compagnia bella, affidano i lavori a questa ditta nuova, che era CCC Lande, e gliela affidano sotto riserva di legge. La ditta Lande, dopo un po' di tempo, risulta una ditta con interdittiva antimafia, e quindi se ne accorgono molto tempo dopo, nonostante diverse segnalazioni che erano arrivate anche al comune di Portici, ma giustamente aspettavano la comunicazione formale della prefettura di Napoli, dell'UTG di Napoli. Arriva la comunicazione formale e quindi la ditta Lande viene dichiarata interdetta, e per questo motivo la CCC è costretta a cambiare l'impresa esecutrice, cambiando la ditta da ditta Lande con un'altra ditta. Nel frattempo che cosa succede? Il regalo di Capodanno, il 29-12 del 2016, credo, no scusate, il 30 dicembre del 2015, il cosiddetto regalo di Capodanno, sempre gli stessi soggetti, Giacomino, Santo Martino, Mazzone, Pignalosa, con il complice silenzio dei 5 Stelle di Portici, il tanto loquace Caramiello all'epoca taceva, ignorava tutto quello che succedeva su questo lungomare, del quale lui conosce
dice di conoscere anche le pietre, c'è la sua storia, c'è la sua vita. Probabilmente c'è stata una parte della sua vita, quest'altra parte avrà avuto qualche difficoltà a comprendere che cosa stava succedendo, ma non è un problema, ovviamente non è una colpa del consigliere Caramelli. Vabbè. Normalmente passa circa 6 ore al giorno al comune di Portici facendoci rimborsare le ore di permesso da lavoro che svolge presso la nostra beneamata azienda, diciamo, nazional popolare, una delle aziende nazional popolare più famose alla quale abbiamo dato più soldi nell'arco della storia della Repubblica, ma questo è un altro fatto e ovviamente non può essere attribuita come colpa al consigliere comunale, che ci mancherebbe, utilizza correttamente gli strumenti che la legge gli dà, con una differenza. Il Movimento 5 Stelle, quando vengono utilizzati dagli altri gli strumenti di legge che riguardano la possibilità di svolgere una mansione istituzionale, e dice che quella era la casta, il privilegio, quando li utilizzano invece è un costo della democrazia. Rapidamente hanno cambiato idea, hanno triplicato gli staff nei ministeri, hanno detto che avrebbero rinunciato alle scorte e non l'hanno mai fatto, hanno detto che avrebbero rinunciato alla pensione e non hanno rinunciato alla pensione, hanno detto che avrebbero svolto un solo mandato, hanno cambiato anche questa norma interna, fermo restando, diciamo, tutto quello che è successo sui rendiconti e sui falsi bonifici che circolavano nei gruppi parlamentari dei Movimenti 5 Stelle, fine alle cronache che abbiamo letto dai giornali, ma questi, diciamo, sono argomenti che credo interessino proprio i cittadini. Torniamo al regalo di Capodanno. Il 30/12/2015 la ditta che stava facendo i lavori sul lungomare chiede il pagamento al comune per i lavori fatti. Tecnicamente si chiama SAL, Stato di Avanzamento Lavori. Ebbene, per 438.740 euro. Quindi 438.740 euro. L'amministrazione paga questo SAL. Il 30 dicembre credo che abbiano fatto addirittura una cosa che non si è mai fatta nella storia del comune di Portici. Hanno mandato i vigili urbani col mandato di pagamento presso la banca. Manco se praticamente era, diciamo, stava per cominciare la nuova crisi del 1929 che chiudeva Wall Street. Cioè, una cosa allucinante, mandare una macchina dei vigili urbani con un mandato di pagamento presso la sede del tesoriere per paura che non si facesse il pagamento. Dopo qualche mese ci si accorge che quei lavori per i quali è stato fatto quel pagamento di 438.740 non erano stati mai realizzati. Sono andati i consiglieri comunali sul posto e si sono resi conto che era stato falsificato o contabilizzato erroneamente lo stato di avanzamento lavori. Tant'è vero che la ditta ha dovuto restituire i soldi al comune. E allora io dover rispondere, diciamo, a questi comportamenti cialtroneschi da parte di queste persone che politicamente sono stati responsabili di queste malefatte, e rispetto a questa vicenda siamo in procedimento giudiziario davanti al Tribunale di Napoli, sono stati rinviati a giudizio diverse persone, e stiamo parlando sempre di un contratto che, ricordiamolo sempre, del 2015. Il sindaco non si chiamava Cuomo nel 2015. Allora, a fronte di questi mentitori, di questi bugiardi, di questi cialtroni politici, perché questi sono cialtroni politici, bisogna purtroppo usare e pagarli con la stessa moneta, cioè quello praticamente della documentazione che attesta le bugie raccontate da questi personaggi. Sempre in preda a una sorta di fumo, dei fumi dell'alcol, mi si rimprovera che vorrei dare le spiagge, non vorrei realizzare le spiagge libere sul lungomare, in quanto ho previsto 5 insediamenti di carattere produttivo. Ma guardate, ma io posso comprendere che dopo pranzo, insomma, qualche bicchiere di vino di troppo possa ingenerare un po' di confusione. Ma quello che è veramente vergognoso, passare tante ore nel comune di Portici e non conoscere neanche una determina importante come questa, cioè quella praticamente dell'indizione del concorso di idee sul lungomare. Basta leggere per rendersi conto delle bugie che si racconta. Ma come si fa a non comprendere quello che c'è scritto qua? Dove mai è scritto che faremo delle attività produttive che dovranno praticamente avere degli arenili? Non c'è scritto da nessuna parte. Il concorso di idee riguarda la possibilità da parte
in maniera trasparente, quindi con un concorso di idee, poi ci saranno proprio dei veri e propri, delle vere e proprie procedure di evidenza pubblica. C'è scritto alla pagina 5 di questa determina, c'è scritto che si prefigge quale obiettivo? Di migliorare la fruizione del sistema costiero anche attraverso la previsione di attrezzature smontabili stagionali a servizio delle spiagge e della passeggiata litorale tra la Spietrarsa e la spiaggia delle Mortelle. A servizio, non sta scritto che gli diamo le spiagge, quindi le spiagge ti vengono private. Cioè, ma a che livello di cialtroneria arriva la malafede di questi personaggi? A quale livello di ignoranza ci dobbiamo piegare? Io capisco, insomma, capisco che, come si suol dire, in vino verditas. Non mi spiego come è possibile che in alcune città della città di Napoli parenti di un consigliere regionale dimostrano di avere un contratto di fitto per un locale terraneo, il quale locale terraneo, com'è possibile, lo chiedo a voi, ma com'è possibile immaginare di far entrare, di avere un passo carrabile per un'abitazione civile? E scusate, ma se è un terraneo, un cosiddetto bascio, come diciamo in napoletano, e perché c'è il passo carrabile? Come fa a entrare la macchina dentro un'abitazione se quello è uso abitativo? Allora io capisco che c'è una certa fantasia da questo punto di vista, e in particolare c'è quella solita abitudine malsana di alcuni pezzi della sinistra estrema, i quali sono abituati a puntare il dito verso gli altri ma mai a guardare nello specchio verso le malefatte che fanno loro stessi. Questa è un'abitudine antica, è probabilmente un'abitudine che ognuno di noi ha, insomma, noi spesso siamo censori verso gli altri, autostolitori dei nostri comportamenti, però insomma c'è un limite a tutto, c'è un limite alla menzogna, quindi cerchiamo di evitare di raccontare balle, perché poi si creano tensioni e c'è qualche cittadino che magari non riesce bene a discernere la verità dal falso e magari minaccia qualche amministratore e noi siamo costretti a denunciarlo per diffamazione, per calunnia, per minacce, come ci è capitato. Quindi io consiglierei, diciamo, abbiamo idee diverse, abbiamo comportamenti diversi, abbiamo modalità diverse, abbiamo prospettive diverse, ma insomma su alcuni temi cerchiamo di evitare di raccontare bugie, raccontiamo le cose per quelle che sono, raccontiamole con gli atti, con i documenti, come ho cercato di fare io. Questo è il verbale di consegna delle aree che è stato fatto il 3 giugno. I lavori sono ripresi. Come si fa a dire che le aree non sono state consegnate? Certo, non sono state consegnate tutte le aree, perché abbiamo ancora dei tratti di interferenza dove ci sono degli interventi che doveva fare Nagori, ci sono degli interventi che sta facendo Ferrovie dello Stato. Quello è un lavoro complesso, è un lavoro molto complesso che va dal museo di Pietrarsa fino all'imbocco della spiaggia di Villa del Bef. È un lavoro difficile, difficoltoso, complicato, importantissimo dal punto di vista dell'infrastruttura che metteremo al servizio della città. Io credo che questo dovrebbe essere, diciamo, un tema sul quale tutti i cittadini, forze politiche, sindaco, amministrazione, enti preposti, diciamo, alle autorizzazioni, noi tutti dovremmo cercare di fare un'alleanza per portare avanti questo lavoro. Ma come si può immaginare di chiedere di sospendere i lavori per far andare sullo stesso cantiere dove faticosamente sono state riprese le attività edilizie i cittadini e gli operai edili? Cioè, vogliamo ritornare a una nuova sospensione dei lavori con nuove cause contro il comune che aggraveranno ancora di più le casse comunali, come già è avvenuto durante la fase in cui hanno gestito e hanno governato questi signori che oggi fanno queste proposte ridicole? Poi non si capisce bene se la proposta è quella o non è quella, mi chiedono di mettere in sicurezza le scogliere, la competenza sulla manutenzione ordinaria e straordinaria della città metropolitana, non è del sindaco. Allora dicono che io non ho capito, che io devo dare una concessione, ma come faccio a dare una concessione a me stesso o fondamentalmente a dare una concessione se solamente solare o meno non è previsto per uno stabilimento balneare? O vogliamo raccontare, ma allora il sindaco vuole favorire gli stabilimenti privati? Guardate, io non so chi c'ha gli stabilimenti privati. Un solo stabilimento privato c'è a Portici, in questo momento funzionante, che non è a Portici, si entra da Portici, ma la spiaggia è territorio del comune di Ercolano del Lido Arturo. L'ingresso è Portici, ma le tasse le paga Ercolano in quanto la spiaggia sta la spiaggia della Rinia del Lido Arturo sta su Ercolano. Quindi per quale motivo dovrei favorire, cioè, premesso che io non voglio svantaggiare nessuno, ma se poi vogliamo pagare degli stabilimenti privati, allora ci potremmo divertire, perché c'è una documentazione corposa con la quale dimostro che un esponente di 5 Stelle insieme alla moglie era praticamente quotista di partecipazioni societarie nell'unico stabilimento balneare che c'era a Portici, che era quella piattaforma, diciamo, nel piazzale dove sta la spiaggia delle Mortelle.
E quello è documentato, quindi non sono passibile di denuncia, perché farò esattamente come ho fatto con l'allora candidato sindaco, porterò gli atti a dimostrazione di quello che dico, come sono abituato sempre a fare e come sempre ho fatto. Io parlo per documenti, non per sensazioni o per fumi di alcol dopo che ho bevuto. Io parlo attraverso cognizioni di causa, con documentazione che esibisco a comprova delle cose che dico. Questo è il modo più trasparente per poter dire ai cittadini come regolarsi. Mi chiedono di mettere in sicurezza le scogliere, lo chiederemo alla città metropolitana, vedremo se e come potranno fare. E io mi rendo conto della collaborazione istituzionale che dobbiamo avere con la città metropolitana. Come faccio a chiedere una sciocchezza simile quando le scogliere non sono date come praticamente attrezzature di uso da parte dei cittadini, a meno che non si fanno concessioni e si mettono delle piattaforme e si fanno altri tipi di strumenti. Le scogliere sono nate come elementi di difesa della costa, come frangiflutti di difesa della costa, quindi diciamo per natura non hanno una modalità di accesso e di sosta da parte dei cittadini. Poi da anni, pure io quando ero ragazzino, ancora oggi mi piace tantissimo andare sugli scogli, camminare sugli scogli, prendere il sole sugli scogli, però devo sapere che lo faccio a mio rischio e pericolo, perché di fatto non è consentito questo tipo di attività secondo il codice della navigazione e secondo il rispetto dei beni demaniali. Ultima cosa e termino, e su questo devo dire che sto aspettando che mi mandino gli elaborati del progetto esecutivo del ponte sullo stretto di Messina, perché mi chiedono di realizzare un accesso dal porto del Granatello alla spiaggia di Villa del Bene. Allora io cerco di far vedere qualche foto, poi magari mi sposto per far vedere un grafico d'insieme. Cioè praticamente secondo questi personaggi, diciamo, della Nouvelle Vague, noi dobbiamo immaginare che da questo posto qua bisogna incominciare a passare di qua, poi bisogna passare attraverso questo muro borbonico. Riuscite a vederlo? Immagino insomma che tutte queste proposte siano avvenute sempre dopo un lauto pranzo e probabilmente diciamo un ottimo bicchiere di vino, e quindi dovremmo far passare le persone qua sotto. Questa diciamo è la proposta dei 5 Stelle, dei Verdi, eccetera. Non si è capito dove, infatti stiamo aspettando gli elaborati del ponte dello stretto di Messina, perché insomma vediamo un po' di capire. E ancora scorrendo, diciamo, queste sono le foto. Come vedete, insomma, non si capisce da dove dovremmo farli partire, cioè, probabilmente da qua dobbiamo realizzare un ponte che arriva, cioè sorpassi, oppure magari facciamo un ponte verso Capri e poi lo spostiamo su quella spiaggia. E poi dovremmo andare in un ambito, diciamo, attualmente pericolante, questi cosiddetti bagni della regina, e vedete dove c'è questa transennatura, fondamentalmente la parte della battigia è proprietà demaniale, demaniale regionale, non è demaniale comunale, e la parte diciamo interna a queste reti di protezione è proprietà privata della società che ha acquistato Villa del Vecchio. Questo è un altro particolare del muro, questi due. Quindi se capisco bene, la proposta delle opposizioni è quella di far passare la gente qua sotto, con una difficoltà, diciamo, che dovrei disporre io, diciamo, questi passaggi, quindi dovrei essere io responsabile. E secondo voi questa è una condizione di sicurezza attraverso il quale poter immaginare l'accesso dei cittadini? Queste sono le proposte delle minoranze, le proposte alle quali io dovrei prestare attenzione. Ma io sono pronto a mettermi a discutere, se insomma, ci spiegano come immaginano di fare, io insomma, non ho nessuna difficoltà. E non ho difficoltà insomma, a concludere questa diretta spostandomi, facendo vedere un quadro d'insieme su questo tema, visto che siamo al comune ed è sabato sera, ma quando si tratta di lavorare per i cittadini non c'è alcuna difficoltà a farlo. Ecco, praticamente noi stiamo immaginando praticamente di questa zona qua, cioè da questa rete qua, quindi questa è tutta area demaniale portuale, demanio marittimo regionale, come vedete questa qua è la casa, cosiddetta casa del capitano. Qua è un immobile pericolante, diciamo, credo che questo già sia stato demolito, è una foto vecchia, una parte di questi sono demoliti, questa è Villa del Bef, che è proprietà privata. Il passaggio che loro chiedono di fare dovrebbe avvenire da questo punto qua e poi passare, diciamo, per queste aree qua, per poter arrivare su questa spiaggetta. Questa è la famosa spiaggia di Cirotto.
perché qua c'era molti anni fa, c'era una sorta di istmo, una specie di isolotto, infatti si chiamava Cirotto all'isolotto, Cirotto era il nome del pescatore che fittava le barche a remi all'interno di questo spazio, ma la spiaggia alla quale si riferiscono, non riusciamo a vederla in questa foto, praticamente è esattamente dopo questa salita qua. Quindi da questa, dietro questa scogliera, in effetti insiste la spiaggia che non abbiamo ancora intitolato, non c'è un nome, che è la spiaggia che si è formata con il ripascimento delle coste, con la realizzazione del collettore fognario. E adesso immaginare un passaggio in sicurezza per i cittadini, per portarli da questo punto fino a questa spiaggia che è collocata qua dietro, insomma, non è una cosa che si fa con una certa facilità. E né immaginabile pensare di mettere in sicurezza quest'area con tutte queste scogliere, questi passaggi in mezzo al mare, tra l'altro con un muro borbonico e sotto al quale ovviamente insomma, chiaramente ci sono una serie di pericoli di cui tener conto. E bisognerebbe, diciamo, per mettere in sicurezza questo passaggio, bisognerebbe innanzitutto avere dei tecnici professionisti, che non certamente io, ma benché meno di me, diciamo, questi personaggi dell'opposizione, che cercano solamente di agitare 4-5 cialtroncelli il cui unico scopo è quello di diffamare il sindaco o peggio di minacciarlo. Mi chiedono di indietreggiare, io rispetto a queste sciocchezze non indietreggio neanche di un millimetro, neanche di mezzo millimetro. Il mio obiettivo è quello della tutela della salute dei cittadini. Se ci saranno le condizioni, studieremo le condizioni, su questo non mi sottraggo, anzi chiedo un confronto, non chiedo un confronto, mi dichiaro disponibile ad un confronto di merito con questi personaggi, con queste persone sono consiglieri comunali, è il mio dovere confrontarmi con i consiglieri comunali. Mi dovranno spiegare, ma dovranno spiegare ai cittadini, quando chiedono praticamente di realizzare un passaggio in sicurezza per andare a quella spiaggia che ho indicato prima, a che cosa si riferiscono, per dove immaginano che ci sia questo passaggio. Per quale parte del porto di Portici dovremmo organizzare questo passaggio? Noi stiamo cercando di studiare qualche soluzione che possa trovare, diciamo, la fruizione anche di quella spiaggia. Quella spiaggia attualmente si accede solamente attraverso il cantiere ed è esclusa la possibilità di bloccare e sospendere il cantiere per far passare i cittadini. Sarebbe pericoloso per i cittadini e sarebbe pericoloso per gli operai e sarebbe dannoso per la città, perché significherebbe che la ditta comincerebbe una nuova causa contro il comune. E quindi i lavori si bloccherebbero di nuovo, ci sarebbero nuovi liti giudiziari, con nuove difficoltà da parte dell'amministrazione, ritarderemo ancora di più la consegna di quell'opera. Io non so quando riusciremo ad avere quell'opera, ho detto sempre più o meno 18 mesi, perché ho sempre calcolato i tempi necessari dalla consegna dell'ultima area al cantiere per poter poi avere una sorta di countdown, avere una sorta di conto alla rovescia per poter stabilire i giorni. Abbiamo l'esigenza e la necessità di fare ancora delle varianti, perché utilizzeremo dei fondi cosiddetti conformi, che sono fondi regionali, già ci siamo messi d'accordo con la regione per utilizzare questi fondi, perché vogliamo fare anche degli interventi non su questa scogliera ma sulla scogliera quella là sommersa, che è stata realizzata circa 15 anni fa e quindi probabilmente è completamente disallineata e disancorata dal punto di vista della funzione che aveva di ripascimento e di protezione della costa. Quindi ci saranno interventi di difesa costa, dovrà essere fatto un progetto di variante proprio per garantire questi interventi. Io ci credo molto e ho lavorato tantissimo col presidente De Luca, che ringrazio tanto per tutto quello che ha fatto, perché hanno riscritto in bilancio i fondi per poterci consentire. Abbiamo dimenticato di dirvi che questi signori sono quelli che ci hanno fatto perdere i fondi del lungomare, tanto per capirci, tra lavori pagati non eseguiti e tutta un'altra serie di irregolarità perpetrate tra il 2013 e il 2016. Abbiamo ricominciato da capo, abbiamo rifatto le autorizzazioni perché non c'erano, abbiamo chiesto tutti i pareri previsti dalle ferrovie, dalla sovrintendenza, insomma ci siamo messi a lavorare perché riteniamo che questa infrastruttura sia un'infrastruttura a servizio della città. Io non voglio particolari meriti per questo lavoro che stanno facendo, li voglio dare soprattutto alle persone, all'assessore Iacone, ai tecnici comunali, ai consiglieri comunali che si sono sobbarcati, consiglieri comunali di maggioranza, che si sono sobbarcati responsabilità nel votare atti per portare avanti questi programmi, perché poi è comodo parlare. Le stesse persone che vi raccontano queste balle, che vi raccontano su queste bugie, non sono quelli che non votano un atto in consiglio comunale, se ne scappano ogni volta dal consiglio comunale. Non si prendono mai una responsabilità e si permettono di fare proposte oscene, ovviamente pensando che la responsabilità se la deve prendere qualcuno che al posto loro deve sopportare e supportare amministrativamente le sciocchezze che raccontano. Quindi
Io vi auguro che da martedì ci sarà una bella, una buona fruizione, vi raccomando, diciamo, grande civiltà, grande correttezza nell'uso della spiaggia, cerchiamo di mantenerci, attenerci alle disposizioni che ha dato l'amministrazione comunale, cercate di dare i consigli giusti che ci possano consentire di migliorare gli atti. Noi, insomma, lavoriamo quotidianamente per dare servizi ai cittadini e in questo momento i servizi che dobbiamo dare ai cittadini hanno una priorità, quello della sicurezza dei cittadini, il distanziamento sanitario e il voler evitare gli assembramenti. Quindi buona serata, vi auguro un buon weekend e spero di aver fatto chiarezza rispetto alle tante menzogne che sono state raccontate in questi giorni.